Eccoci nuovamente insieme, buongiorno, bentornata alla cucina di Teleponte. Tornata a trovarmi un'amica con cui devo dire, oltre a scoprire tanti piatti molto succulenti, mi diverto davvero tanto grazie alla sua simpatia. Sto parlando della bellissima Carmenza. Ciao Buongiorno Serena, Carmenza, buongiorno. bentornata. Grazie, ben Ti vedo rivista. molto bene. Grazie a Dio, sì, sto Eh? bene, Si vede, sto si vede. bene. Oh, tu non hai bisogno Ha dell'abbronzatura, giustamente, visto? sei fortunatissima, ma sei stata al mare in questi giorni? Allora, sono andata a casa al mare, però io non vado al Non mare, vai. assolutamente. Scappo dal sole. Giustamente, anche perché tu sei una persona anche che ha piuttosto caldo come Oddio, normalmente, sì, sono vero? molto Infatti lei diceva caldosa. io caldo e dicevo guarda Carmenza, in realtà io freddo, infatti si vede il nostro abbigliamento è completamente diverso, il L'opposto, sì, calor è il calor colombiano. colombiano. E adesso più carica perché la Colombia, parlando del mondiale, è entrata agli ottavi di finale. Ah, ecco. Mi E tu dispiace per l'Italia. chi tifavi più, Colombia o Quando Italia? giocava l'Italia, giustamente Italia. l'Italia, la E se Colombia. avessero giocato Ci stava Italia-Colombia? quel rischio di che giocassero insieme. E che avresti E chi tifato? vinceva per me andava bene. Ecco, proprio. Sì, per chi vinceva andava bene perché, a parte che la Colombia è la mia terra, ma io amo l'Italia e devo tanto l'Italia, allora tifavo anche l'Italia io. Bene, bene, bene. Però questo problema non lo abbiamo avuto, visto Mannaggia. che ci siamo ritornati a A casa. casa e va E poi bene. la Colombia, voglio dire, dopo 16 anni, se non ne sbaglio, che non andavo a un mondiale. Allora, in Colombia è grande festa per questo, È no? chiaro. È una cosa molto sentita, molto bello, bello. Poi io lo sto a seguire quest'anno perché io non ne Ah, ho mai. Perché normalmente non li segui i mondiali, perché? non giocava la Colombia? Ma come? Se hai detto fino a un minuto fa io l'Italia No, qua là su e vabbè, giù. qua, però l'Italia 4 anni fa non è che sia andata molto bene. Quando gioca l'Italia vedo quel partitino, ma per dirti, Serena. Del resto, guarda, quando gioca l'Italia o la guardi la partita o non la guardi, più o meno siamo lì, eh. Vabbè, lasciamo perdere, va. Va Non bene. addentriamoci in questi meandri. Bene, che ci cucini? Allora, oggi cucino un pollo che praticamente si chiama KFC, Kentucky Fried Chicken, che è praticamente un tipo di pollo all'americana. Però si usa tanto in Colombia, questa è una grossa catena tipo queste che ci stanno nei centri commerciali di mangiare, Tipo McDonald's, per brava, intenderci, ok. è molto buono, si vende molto, si vende molto in Colombia, si produce tanto in America. Poi perché una volta ho letto anche la storia di questa persona che aveva inventato questa ricetta e veramente le grandi idee nascono quando veramente hai. Tanto quando hai il bisogno di risolvere tante cose. Questa è una persona molto giovane che era morto il padre, allora lui la mamma lo lasciava, intanto che andava a lavorare, e lui iniziò a cucinare per i fratelli. E intanto che cucinava per i fratelli, vide che poteva fare questa ricetta. E da lì partì tutto, in Kentucky, in America. E da lì partì tutta questa idea di fare il pollo. È diventato uno dei più grandi colossi, diciamo. In Italia penso che non ci sta ancora, però a livello del Latino America ci sta questo. Ho capito, perfetto. Oh, poi in realtà questo nome strano si può tradurre in pollo fritto, giusto? Sì. Ecco, così io lo chiamerò pollo fritto, altrimenti comincio a No, imbrogliarmi. In no, no. realtà stai per preparare il. Kentucky Fried Chicken. Ok, Kentucky Fried Chicken. Ok, va bene. Pollo Benissimo. Pollo fritto, fritto, oh. sì. Bene, allora che cosa dobbiamo fare per realizzare questo piatto? Allora, intanto io ho messo il pollo. Ho preso un pollo, le parti così. La coscia, La giusto? coscia, un po' di. Non mi ricordo bene come si chiama questa parte. La sovraccoscia sarà? O Diciamo, sì, diciamo. la Di parte di qua. su dell'ala? La parte di qua. Ah, la parte di qua come Le si anche chiama? non so. Ah no, le anche sono qua. Queste sono le anche. Le anche. La zampa, diciamo così. La coscia. La Perciò vi ho detto che io mi diverto troppo con Carmenza perché è simpaticissima. E Ok. vabbè, allora prima le ho Non messo. siamo molto preparate sulla fisionomica del pollo, però vabbè, insomma, ci siamo capiti. Facciamoli vedere, va? Ecco. Ecco, allora,
Ecco qua, aspetta, Ecco che qui. ho, vedete il cosciotto, la sovraccoscia, l'anca, boh, L'anca, sì. Bene. vabbè, il fianco del pollo, insomma, per intenderci. Ok, E quindi. questo le ho messo un po' a marinare con un po' di limone. Ora lo lascio così, lo lascio stare un po', dopo lo risciacquo. Perfetto. Intanto qua ho messo due uova. E tu hai il sale? Per favore. Come no, arriva subito il Intanto pure sale. prendo una forchetta. Eccoci qui, sale, prego. Grazie. Allora, con le due uova, alle due uova le mettiamo, faccio più fare, un po' di sale. Un po' di sale, si sbattono. Sì. E questo uovo dove andrà a finire? Ora vedrai dove. Questa praticamente è una parte dell'impasto per il quale si deve passare prima il pollo, perché si deve passare per due parti. E Ho capito. poi a queste le mettiamo un po' di latte. A questo impasto qui. Penso una tassa di latte va bene. Diciamo che così. Perfetto. E continuiamo quindi ad amalgamare due uova e diciamo una tazza, un bicchiere di Sì, una latte. tassa, un bicchiere di latte. Tanto lasciamo così qua. E Ok. qua pure una tazzina di farina di trico, di farina. Farina, semplice, niente di che. Ci servirà per impanare, giusto? Brava. Questo è molto buono. E poi un piatto da noi molto estivo, che si può accompagnare anche col riso. A me dicono, ma voi sempre con questo Però è riso? buono il riso, ci sta bene. Voi sempre con la pasta, posso dire pure. Appunto, è giusto, è giusto. Le Che stai mettiamo aggiungendo? un po' di Dell'aglio aglio macinato. macinato. Ah sì, visto? Questo è molto pratico, se devi dare un po' di sapore al mangiare, non vuoi pulire l'aglio, fai veloce. Un po' di pepe, un Peppe po' di pepe nero. nero. Ecco, vedi, voi usate molto in Colombia questi, vero? Spezie, Queste sì. spezie che in effetti danno poi un sapore Erba particolare. cipollina. Si Erba cipollina. danno un sapore molto speciale. Penso che sono più gli odori Eh che sì, eh altro. sì. Un po' di origano. Quante cose. Sì. Rimane molto, molto bello aromatizzato. La paprika. Pure paprika, insomma. Non tanto, perché questa è un po' piccantina. Un po' di rosmarino. Le abbiamo messe tutte praticamente, Mancano, mancano. Mancano? E un po' di cumino. Il cumino pure si usa tanto Cumino. da noi, il cumino. Per Bene. le carni è molto buono. Cumino. Beh, io penso che i nostri amici a casa abbiano perso qualche spezia, poi gliele Va ricordiamo, bene. E Ok, poi le poi. metto un pochettino di brodo granulare. Ho capito. Perché come già le ho messo un po' di sale qua, anche se si deve risciacquare. Sì. Certo. E non li posso mettere troppo qua perché poi diventa troppo salato. Pure lì ho messo un po' di sale, poco poco. Bene. E E abbiamo messo anche il brodo granulare. benissimo. E questo, prendo questo cucchiaio, Ok. lo Ecco qui, giriamo un po'. amalgamiamo il tutto, quindi la farina con tutte queste Sì, spezie. sì. Abbiamo detto, visto che sono tutte qua, me le posso ricordare, rosmarino, cumino, erba cipollina, pepe nero, aglio macinato, paprika, origano e poi anche del brodo granulare. Li vedete qui inquadrati. Eccoci qua. Bene, Benissimo. a questo punto cosa si A fa? questo punto io lascio questo così, un po' lo sbatto ancora e risciacquo questo pollo per Benissimo. togliere un po' il sapore di limone. Eh sì, perché l'abbiamo detto, la nostra Carmenza ha messo del succo di limone Brava. appunto sul pollo. L'abbiamo messo un po' a marinare. Adesso lo risciacquiamo. Anche se da noi quando si fa tipo la carne di maiale, si le metti un po' il limone. E scherzando mi dicevano qua, se la mettono per farle sgrassare. Beh, oddio. Però ti devo dire la verità, Serena, diventa molto più croccante Eh col sì? limone. Sì, diventa molto più croccante. Allora io intanto lì devo mettere l'olio. Benissimo, Perché perché siamo questo. quasi pronti Sì, per friggere, sì, sì. visto? È anche qualcosa di molto semplice.
Benissimo, allora iniziamo a preparare il nostro forno. Momento. E andremo quindi a mettere, giusto? L'olio, sì. L'olio per friggere in questa padella che deve essere alta. Alta, brava. Perché ci vuole molto olio, sì, giusto? Sì, brava. Si deve immergere tutto, brava, il pollo. Okay. E poi perché ci vogliono più o meno, per queste, allora per quella coscia ci vogliono una ventina di minuti. Ah sì? Sì, perché si deve cucinare bene dentro. Ecco, quindi fuoco basso, suppongo. Medio. Medio, sì, però sì, non forte, brava, altrimenti si brucia e non si cucina. Brava, brava, brava. Perfetto. Hai messo addirittura un litro praticamente, sì, sì, di olio. È necessario quindi un litro di olio per friggere. Ok, possiamo accendere quindi? Sì. No, aspettiamo. 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 Aspettiamo, che fretta abbiamo. Veramente. Oh, che devi fare prima di far questo? Ma li preparo. Ah, ok. Capito? Quindi passiamo appunto alla impanatura. Brava. Oh, allora Carmenza, facciamo così, siccome l'impanatura è fondamentale e dobbiamo consumare la prima fascia pubblicitaria, andiamo in pubblicità. Benissimo. E quando torniamo iniziamo ad impanare il nostro pollo. Benissimo. Pollo fritto che in realtà si chiama Kentucky Fried Chicken. Pubblicità. Benissimo. Nuovamente in compagnia della nostra Carmenza che ci sta preparando un pollo fritto dal nome strano che poi ci ricorderà. E allora, dobbiamo passare adesso all'impanatura, sì, giusto? Questo è un pollo, chi va in America mangia questo pollo. Bene. Perché questa è... Ma infatti spesso nei film, telefilm americani, si dice allora prepariamo il pollo fritto. Brava. No, si sente spesso nominare. In effetti sono contenta di conoscere questa ricetta perché ne sento tanto parlare e mi sembra anche simpatica, sì, da proporre. Poi sai che Serena, tu quando vedi un piatto, poi almeno io voglio capire che origine ha questo piatto. Certo. Quando vai a leggere la situazione della persona, come ha fatto a fare diventare questa una cosa nazionale, perché è stata riconosciuta come un piatto tipico dell'America, tu ammiri questa persona, certo, dice guarda, nel momento giusto ha trovato la cosa giusta per poter portare avanti anche la sua famiglia. Certo. Poi questa, questa franchizia, si dice franchizia, franchising, ecco, ah, qua, il franchising, ecco, sì, è stato venduto pure alla pezzicola, diciamo così, cioè è una persona, certo, perché la persona non ci sta più. Beh, fortune della vita anche. Va Metto bene. Pochettino, poco di Poco di sale al nostro pollo sciacquato dopo che è stato immerso nel limone. E adesso facciamo il bagno. Brava. In questo uovo sbattuto con del latte poi. Del latte, brava. Dicono che i grandicè usano più che altro le mani. Ma beh, vabbè. Tu giustamente puoi utilizzarle, anzi devi, perché giustamente diversamente non puoi fare. Ecco qua. E poi si passa qui. Eccoci qui. Quindi lo impaniamo nella farina. Sì. E poi lo rimettiamo di nuovo? Sì. Doppia panatura quindi. Allora, tu hai usato una coscia di pollo, ma volendo si possono usare anche le ali di pollo, tutto, magari fare tutto, ecco, delle piccole tutto, alette. Tutto, perfetto, si può usare. Benissimo. E qua si rimette. Oh, e si rimette volta di nuovo. In veramente farina. Sono tre volte che si deve mettere. Ah, tre volte. Ok. Perché così? Ci sono delle persone che le fanno con i cereali. Ah sì? Allora rimane un po' tipo nuvolette sopra, sì, è bello pure. Ho capito. Poi li metto un'altra volta. E certo, tre volte, giustamente. E poi, quasi quasi possiamo iniziare a scendere. Vogliamo accendere? Sì, okay, sì, per favore, Serena. Ma certo, così possiamo già immergere nell'olio bollente il nostro pollo appena inizieremo per l'appunto a preparare più di un pezzo. Ecco. Ok, questo mi sembra bello infarinato, sì, giusto? Lo lasciamo qui intanto. Ok. E passiamo quest'altra alle altre parti. Io uso le mani. Ma devi usare le mani, come fai diversamente? Anche perché la forchetta, anche volendo, non riesce, no? Brava. Ad entrare nel almeno pollo, per girarla. Duro. Assolutamente sì. Del resto le mani si usano, addirittura per fare le mozzarelle fanno con le mani. Vedi? Tutto, quindi vedi? Si usano le mani, assolutamente. Bene, bene, quindi Carmenza, mentre tu fai questo lavoro abbiamo imparato, quindi 3-4 volte facciamo questo passaggio. Allora, se il mare non ti piace tanto, se non lo frequenti,
mi auguro per te che magari farai un altro viaggio, un qualcosa No, per adesso, quest'estate. quest'estate non posso farlo. No, niente. No, no. Però io ti devo dire la verità, la sera sì esco. Eh beh. C'era una mia amica che mi diceva, ti sembri un pipistrello, esci soltanto di Beh, sera. giustamente. Vabbè, ma l'importante, insomma, è che anche a casa ci si stia bene. Sì, sì, Cosa sì, sì. fai per trascorrere la giornata d'estate, visto che non vai al mare? Sai che io che faccio? Sto sempre a casa, sempre trovo qualcosa da fare a casa, sempre, sempre. Però mi diverto, mi distraggo. No, Serena, io nemmeno che esca a fare la spesa perché io non sopporto il sole, il Non vai caldo. neppure a fare la spesa. No. Insomma, sei a casa proprio davvero da pipistrello. Sì, E veramente. se piove, sì, però esci. Ah sì, Lia, che Oh, riesce bello. Carmenza, finalmente. E la Ma fa sera sì, però la sera sì la esco. sera, giustamente. Eh beh. E cucini probabilmente anche, no? Sì, Ti sì, sì. diletti, Sì, mi giustamente. piace poi. Immagino, immagino quante bontà prepari. Tu senti gli odori di Sì, queste. lo sai che si sente un profumino Sì, delizioso già. gli odori si sentono, ecco. Decisamente sì. Ecco qua. Ecco qui, insomma, poi alla fin fine è anche un qualcosa di molto veloce da Sì, brava. fare. Poi questo si accompagna con le insalate, se tu vai a mangiare a questi ristoranti, diciamo così. Ai, ai, ti servono delle insalate molto, molto ricche pure, tra quelle una con le verze in crudo Buono. e carote, e poi ci sta pure quella con la, come si chiama quella? Quella rossa si chiama la. Insalata Sì, rossa? questa di qua, come si chiama? Che non mi ricordo. Le vietole? No, No. le bietole sono verdi. Aspetta, come? Ravanelli, No, mi questa dicono. qua. No, questa Noi le qui. chiamiamo la remolaccia. La rapa mi hai detto Le prima. rape, sì, le Le rape rose, rape brava. rosse, ok. No, io se pensavo a cosa? A quell'insalata Bordeaux praticamente. Ah, ho Mi capito. sfugge adesso il nome di quell'insalata Bordeaux, per così dire. Eppure una delle mie preferite. Quella è Vabbè. buona, sì. Radicchio. Com'è? Bravo, il radicchio. Pietro Baldassarre e Simone De Osanio qui dalla regia ci danno tante Ci danno una indicazioni anche mano. culinarie. Beh, ormai loro sono diventati Ma esperti, eh. Ogni sicuramente. giorno si cucina qui da lunedì al Oddio. sabato e sono diventati esperti di cucina, eh. Voi avete anche contribuito ad avvicinare i tecnici di Teleponte, insomma, alla cucina, eh. Sono diventati tutti Mi fa bravi ed esperti. piacere. Eh sì, decisamente sì. Perché veramente la cucina è un mondo di ogni paese, no? Tu Eh sì. entri nella cucina e capisci le tradizioni, la cultura delle persone che rappresenta quel piatto. Eh sì, decisamente sì. Serena, tu mi puoi fare un piacere? Mi puoi mettere un Come pochettino di farina qua, no? per favore? Certo, ci mancherebbe, con vero piacere. Se riesco ad aprirmi questo coso, molto, ecco, ci sono riuscita. Serena, Allora, dai, vado. metti, metti. Basta, grazie. Ok, prego. Ecco. Più complicato aprire il contenitore Che a che. fare la ricetta. Eh sì, decisamente. Bene. Oh, ci siamo, stiamo immergendo l'ultimo pezzetto di pollo. Il nostro olio sta per scaldarsi a sufficienza, quindi possiamo iniziare la Sì. preparazione di questo pollo fritto. Devo essere sincera, sono molto molto curiosa, proprio perché non l'ho mai Ah, assaggiato. non l'hai assaggiato Eh no, veramente? eh no. Questo Quindi è. sono Poi veramente curiosissima. ci sta altra. La ricetta veramente se la. È il copyright, che si dice, l'ha Sì? preso questo signore. Però dicono che questo era un piatto che usavano molto gli schiavi Ah, sì? quando uscivano di casa a lavorare nei campi in America. E la cosa più veloce che potevano fare era il pollo fritto, e allora se lo portavano dietro come pranzo, diciamo Ah, così. capisco. E penso che di là il Signore si è ispirato pure a Eh questa sì, cosa. Si sicuramente sì. dice ispirato, certo. Sì. Bene, Allora, benissimo, ed abbiamo ecco finito. Mo qui mi lavo le mani. fatto. Beh, sì, perché sono giustamente alquanto ricche di farina. Ok. E adesso passiamo chiaramente al momento della frittura. Oh, per vedere se l'olio è al punto giusto, come Poi facciamo? mettiamo un pezzettino di quello che sta lì. Oddio, scusate, ma questo si attacca un Eh po'. sì, beh. E Chi da. usa far cotolette e quant'altro sa benissimo, Brava, insomma, brava. che le mani si impiasticciano a sufficienza. Poi ti voglio dire, come ti ho detto prima, poi chi le vuole mettere i kelos,
diciamo così, quelli però senza sapore, se lo può mettere invece della scusa? Il kelo, i cereali. Ah. Ma com'è questa? È una farina di cereali? Come no, funziona? Quelle che mettono i ragazzi, scusate, io sto a sudare. Ah, ho capito, i Kellogg's per intenderci, sì. Quelli per far colazione. Sì. Ah, quelli diciamo, come dire, senza un gusto particolare. Brava. Certo, se li mettiamo al cioccolato non sarà sicuramente buono. Adesso che faccio? Metto questa pallina. Ecco, mettiamo un po'. Insomma. Se lo alzi, ah però, un pochino. Uno solo, ecco, a posto. Ecco qua. Però penso che... Può andare? Può andare. E allora, iniziamo a friggere. Mo mettiamo. Mettiamo prima il bel cosciotto, quello, bello cicciotto. Ah, ecco qui. Lo mettiamo. Purtroppo non riusciamo a vedere la cottura perché la pentola è molto alta. Qua ci sta qualcuno che non è andato... infarinato bene, però non fa niente. Ma su, dai. E poi metto questa pure. Ecco. Però senti l'odore? Ottimo, davvero. Sì, sì. Molte spezie sono queste. Sì. Allora, vogliamo preparare intanto qualcosa dove poi li poggiamo una volta? Ah, sì, come però no? Anche se tu giustamente hai detto ci vuole molto tempo. Quanto tempo deve stare? È una ventina di minuti per la coscia. Caspiterina. Perché se deve cucinare bene dentro. Bene, bene, bene. Ok. E allora possiamo iniziare a pensare di preparare l'insalata. L'insalata. Oh, perfetto. Quindi come la faremo questa insalata? Allora faccio con le rape verdi e con le rape rosse. Sono un po' così. Le carote, la cipolla di Tropea, si dice? Sì. Tu correggimi, Serena. No, ma poi sei così simpatica quando sbagli, sei troppo simpatica. E poi scusa, e poi un po' di aceto, un pochettino di maionese e basta. Qui ce la risolviamo con pochi ingredienti. Beh sì, veloce. Semplice, veloce. Va bene. E allora, facciamo così. Prima di iniziare a preparare l'insalata, ce ne andiamo in pubblicità. Benissimo. Così seguiamo ogni movimento dell'insalata di Carmenza. Che nome ha questa insalata? Insalata del remolaccia. Del remolaccia? Sì. Vabbè, impareremo anche a fare l'insalata del remolaccia, che non è una parolaccia, eh? Ecco. Che sarebbero le rape rosse. Ah, le rape rosse si chiamano remolaccia. Remolaccia, sì. Remolaccia. Però vedi, anche qua si dice, sei un testa di rapa. Ah, vedi. Quindi potrebbe essere anche se un testa di remolaccia. Vabbè, a tra poco. A tra poco. Dobbiamo preparare l'insalata mentre il pollo si sta friggendo. Ci vuole molto tempo, perché insomma sono cosciotti abbastanza polposi, grandi, sì, quindi ha bisogno di una bella cottura importante, di una ventina di minuti. Sì, nel frattempo però noi prepariamo la nostra insalata con le rape rosse. Che sarebbero le remolacce. Le remolacce, capito? Noi facciamo anche in qualche modo corso di colombiano. Veramente ho detto remolacce parlando di plurale e ho pensato a dirlo in italiano, ma si direbbe remolachas. Remolachas, insomma. Remolachas, va qualcosa bene. Qualcosa te ti attacca, vabbè. Ok. Vabbè, allora. Dunque, prendiamo quindi una rapa rossa. Questa si vende comunemente in un qualunque supermercato, sotto vuoto normalmente. E poi già sono cotte al vapore. Ah, perfetto. Già sono belle pronte. Oh, sembra una pesca. Allora, per questioni televisive cerchiamo di non coprire la visuale della telecamera. Benissimo. Eccoti qua. Benissimo. Perfetto. Allora, come butta tanta acqua e macchia, io direttamente le taglierei qua. Ma sì. Va bene. Oh, come le tagliamo? A quadretti. A quadretti, sembrerebbe quasi una pesca. Sì, questa è buona, diciamo che è buona, però per togliere detta un po'... Detta così non sembra, cioè dice... Ma... Se la devo mangiare la mangio, quasi. Diciamo. Però se per togliere questo sapore, perciò se le mette un po' di limone, un po' di... un pochettino, poco di aceto, di di mele, e un pochettino di maionese, ma quello che serve, non si deve bagnare con la maionese. E, che altra cosa? Come si chiama quella? La cipolla di Tropea, ed è buona. Poi se tu vuoi la puoi mettere anche in frigorifero, è buona anche da mangiare fredda. Okay. Questa è la carota. La zanahoria.
No, sorrido perché sulla rapa ci poteva stare, diciamo, una spiegazione, ma la carota è evidente che sia una carota. Cioè, l'hai presentata come... Come una cosa nuova. No, quasi rara. La carota, dice sì, carota. Allora, la carota la facciamo quindi a scagliette. Sì, sì, facciamo le scagliette. Ok. Però... Va bene, taglia. Taglia poco questo aggeggio, però pian piano riusciamo a tagliare la nostra carotina. Ok, ci vuole un po' di mano, ecco, adesso va meglio. Bene. Ecco qua. Vabbè, io tra un po' la lascio la carota perché sta a fare la capricciosa. Beh, è colpa in realtà di questo marchingegno strano. Anche se non ci vuole tanto, ci vuole mezza tazza, si dice tazza, sì. Di carota. Non è mezza tazza di carota? Sì. Cioè noi riempiamo mezza tazza con una carota. Tu dici di no? Mi fa impazzire Carmenza, che devo fare? Cioè noi dobbiamo prendere una tazza, cioè la tazza intesa quella per prendere il latte? Anche più piccola, perché ecco, io le misure ogni tanto mi confondo perché da noi sono diverse. Sì. Veramente, Serena. Credo, io le tasse così grosse le ho visto qua. Ah sì? Impressionante per fare il tè, invece da noi sono più piccole, più... Vabbè, però noi perché ci inzuppiamo i brava, brava. Noi invece la cosa, come si chiama? La tassa per il caffè è più piccola. Più piccola delle nostre? Della tazza del tè. Ah, del tè. No, quelle piccole dell'italiana si vedono, penso, più che altro qua. È perché noi siamo buon gustà, insomma, non è che ci prendiamo un assaggio di tè. Se ci prendiamo il tè ce lo prendiamo per bene, no? Bello. È vero. Insomma, non si trovano le tazze grandi lì? Si troveranno, però sono poco usuali. Capito? Ho capito. Ma a me serve una forchetta per io intanto girare il pollo. Allora, serviti pure quella che preferisci. Va bene, questa ci sta qualche una per frittura? Vabbè. La forchetta per frittura non credo che esista, nel senso che quella più grande. C'è un aggeggio tipo questo. No, va bene questa, va bene. Ma perché esiste la forchetta da frittura? Beh sì, io ce l'ho a casa. Com'è? È lunga con due cose. Ah, ce l'abbiamo da qualche parte. Guarda. E questa? Ah, vedi che non dicevo le bugie. Ecco. Però non sapevo fosse una forchetta da frittura, Devo ammettere la mia completa ignoranza. Ma io le chiamo forchetta di frittura, può essere che non si chiamano non così. Io perché la vedo? Oddio, che ha sbagliato qualcosa. Perché io ce l'ho appesa lì dove stanno le altre cose, i cucchiai, certo. I cuppinelli si chiamano, i cupini. Cupino, dice sì, mestolo, però in maniera dialettale. È corretto, però è dialetto, insomma. Dice sì, cupino. Mo pulisco la cipolla di Tropea. Ecco, perché deve essere quella di Tropea. Questa è buona, poi è molto, a me sembra, non lo so, che è molto delicata come cipolla. Ma sei sicura con la cipolla? Sai che mi dà l'idea di un... oggi con i nomi degli ortaggi andiamo molto male. De un che... Mi sembra... Finocchio? No, il finocchio. Non è, il finocchio è bianco. Sì, appunto. No, mi sembrava... Come si chiama, Simone, quella cipolla che viene utilizzata al posto della cipolla? Bravo, lo scalogno. Ah, ecco, ma no, quello è più piccolo. Sì, infatti sembra uno scalogno grande. Invece la cipolla di Tropea. Perfetto. Quindi fate attenzione. Scusate. Non confondetevi, Mo la tagliamo a pezzettini. Ok. Che per toglierle un po' il sapore forte che ci sta chi non piace, possiamo metterla un pochettino qui. Molto butto questa acquetta un po' viola e le metto un pochettino anche a questa de limone. Benissimo. Ma io non la taglio tutta. Sì, quella che è necessaria. Ecco. Ma scusate, io vado di qua, di là, di qua, di ma là. Ma tu fai, sei a cucinare, mica puoi restare immobile. Eccoci qua. Oh. Quindi, ovviamente, questa cipolla la mettiamo qui. Giusto? Sì, dopo la mettiamo lì. Meglio perché dopo? Perché io adesso la metto qua con un pochettino di limone. Ah, per toglierle un po' il sapore ho troppo. Ho capito. Messo. Ecco qua.
poco poco e un pochettino d'acqua. Se tu mi fai il piacere me le metti un po' d'acqua serena, certo, per favore. Le copro, diciamo, d'acqua? Beh sì, un pochettino sì. Dopodiché anche qua, brava, anche qua metto un po' di limone. Del limone. Ok. Vedi, anche il limone si usa moltissimo, sì, per sì, esempio. Come procede la cottura? Va benissimo, mi sembra, metto perfetta, un altro. Vero? Oh, questo limone sta duro. Non fa niente. Serena, scusami che ti disturbo. Ma ci tanto. Mancherebbe altro. Mi presti un cucchiaio? No. Come si chiama? Non so. Una forchetta. Una forchetta. Ecco. Pensavo qualcosa di molto più complicato. Invece, ecco la forchetta. Dobbiamo togliere qualche semino. Sì, sì. Quelle mie mani stanno pulite, stanno ma qua, ci no? Mancherebbe altro. Ecco. Poi un giro. Ok, quindi limone con rape rosse e carota. Poi, io mi devo asciugare un po'. Poi li metto un pochettino di aceto. Aceto normale? Sì, aceto di mele. Allora non è normale, è di mele. Perché l'aceto normale qual è? E l'aceto di vino normale, è vero, cioè proprio classico, ho capito, quello è proprio normale, sì. Altrimenti c'è quello di mele, balsamico, ah, balsamico, ecco, mi piace tanto, poco, ok, poco. Quindi questo di mele poco poco, così per il diretto, benissimo. E poi Serena, sai che mi servirebbe? Sì, se hai un po' di zucchero. Lo zucchero c'è da qualche parte, c'è, l'importante è trovarlo. Vediamo un po', aspetta, perché da qualche parte c'è. Tu cucini, Sere? Sì, sì. Eccoci qua. Ci sta, non fa niente. Ma ci dovrebbe stare. Il problema è che ho assaggiato. Che cosa? Per controllare se fosse zucchero, sale ed era sale. E mi ha dato un po' di traverso. Non però ti preoccupare, se non ci sta. È che ci sono vari cose, non so se zucchero e sale. Metto pure sale. Questa. Beh, c'era lo zucchero. Non fa aspetta, niente. Forse è questo, guarda. Quello è sale pure? Zucchero. Ah, zucchero? Sì. Che serve? Poco poco. Di zucchero. Perfetto, lo posso ripetere sì, a posto? Sì, sì. Allora, un po' di zucchero l'ho messo. Serena, e poi dopo per favore mi alzi un pochettino la fiamma, perché la vedo, la sento un po' fiacca. Va bene, eccoci qua. Poi li metto un pochettino di maionese. Guarda. Poco poco. Poco di panna. E un pochettino di panna. Perfetto. Un pochettino di panna. A posto. Ok. A questo punto l'insalata è pronta. Sì, poi mancano solo la cipolla. Ma che insalata strana, per così dire, simpatica. Sì, sì, cioè, guarda quanti belli colori. Eh sì, e fucsia, è simpatica. Oh, c'è la collana che ti va sul microfono. La collana sta a fare la dispettosa oggi. Va bene. Ah, e un pochettino di sale. Scusate, mi stavo dimenticando il sale. Ma perché abbiamo messo anche lo zucchero? Si mette. Perché la carne ha un sapore sì, particolare. Sì, sì, si mette. Ok. Apposta. Io chiedo perché così imparo, imparo appunto nuove ricette. Sì, come no, tu puoi chiedere, se io so te rispondo. Altrimenti no, giustamente. Serena, sai che? È molto simpatica questa insalata, perché è fucsia, davvero carina. Tu le potresti mettere qua anche un po' di pomodori, pomodori tagliati a pezzettini, e poi un'insalata che i bambini, le rape fanno bene anche a noi, sì, però è invitante con la maionese, perciò sta sì, questa è vero, questa versione, diciamo, certo, così. Magari altrimenti la rapa rossa in sé non è molto, non è gradita, eh sì, decisamente. E mo riciacco questo, anche se così le posso togliere. Aggiungiamo la cipolla di Tropea. E la nostra insalatina è praticamente pronta. Che poi dà il colore, visto? Sì, che bella, bello. tutto colorato. È vero, tanto il colore è vita, veramente. Sì, sì. Ecco, a posto. Perfetto.
L'insalatina è pronta, l'andremo quindi poi a degustare accanto al nostro pollo fritto. Brava. Che continua a prepararsi. Bravissima. Oh, bene bene, mi sa che tra qualche minuto anche qualche coscetta la possiamo tirare fuori, vero? Sì, sì, come no? Mo servirebbe, sai che, Serena, una... un piatto, qualcosa, sì, dove mettere. Troviamo subito qualcosa per stendere i nostri polli. Polli. Allora, io direi che potremmo accontentarci di un bel piatto piano, ah, così. Benissimo. Ne pensi? Benissimo. Li vedo bene adagiati lì su. Qua. A che punto siamo? Beh, penso che ci sta qualcuno che questa dà, ecco, guarda. Si può intanto girare. Oh, questa forse anche. Ah, questa è quella che hai messo più tardi. Sì, forse. Sì, questa è quella. Questa penso. Serena, me lo puoi alzare un altro pochino? Ops, pochettino, scusa. Che sta un po' fiacco fiacco. Vedi che rimane questa cosetta bella. Brava. Mm-hmm. Così è più forte, perché la vedo, sì, un po' spenta. All'inizio va bene, però dopo questa, se riesce un pezzettino che non ha questa crosta è perché non è stato infarinato, passato, certo, per l'uovo, certo, bene. Mo questa la posso cacciare intanto. Ok. Quindi la stai già facendo scolare in, sì, qualche, sì, modo. Brava. Quindi la trattieni, così ecco tutto l'olio eventualmente va giù. E poi questa insalata, se tu stai a fare questo pollo, stai a fare un'altra cosa, questa si accompagna pure molto bene con la carne. Okay. E se tu stai a fare il pollo, questa la puoi mettere in frigorifero. Uh-huh. È fredda, ancora più buona. Sì, 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 molto, molto. Ottimo, buona. Quindi. Sì, sì. Ecco qui, possiamo quindi tirar fuori il nostro primo pezzo di pollo fritto. L'aspetto è veramente super invitante. Ecco, vedi, mo sta a friggere un po' meglio. Eh sì. Perché vabbè, questo è l'ultimo pezzo che hai messo, quindi chiaramente ancora che buon odore. Sì, ottimo. Ancora si sta a fare, sì, sì. Eh sì. Ecco qua. Ok. Poi l'ho girato. Ecco così. Bene, perfetto. Ok, beh, ci siamo quasi. Beh, quindi sì, sì, le due cosce stanno quasi. Sì, perché per quelle sono le più grandi. L'altra si cucinerà. Bene, per le 13.30 il nostro piatto è pronto. Allora, consumiamo l'ultima fascia pubblicitaria, così poi torniamo insieme e avremo tirato fuori anche i cosciotti fritti. A tra poco. Benissimo. Tra poco è pronto. Tra poco assaggeremo il nostro pollo fritto. Benissimo. Sai che mi servirebbe, Serena? Che ti servirebbe? Quella per cacciare, mo la tengo di qua. Ah, quell'aggeggio, sì, che ti avevo proposto prima. Tu invece hai voluto la forchetta da no, sai perché la forchetta va bene? Perché si può girare, con sì, questo infatti, si gira con meglio. Con questo infatti si scola tutto l'olio alla perfezione. Poi intanto che si sta questa qua, intanto continua a fare friggere questo, sì, perché già ci sono, se devono, certo, fare. Beh, l'aspetto è veramente invitante, il profumo altrettanto, secondo me. Speriamo di sale sia stata bene, però io penso di sì, anche se le mette il brodo, se le mette un po' di sale prima, col limone, e poi alla farina pure se le mette un pochettino di sale. Uh-huh. Ma intanto sì, finisce da... Benissimo. Ascolta Carmenza, tu hai usato, lo ricordiamo anche ai nostri amici a casa, tanti aromi, uh-huh, nella farina, uh-huh, per dargli un sapore più particolare. Sì, sì. Magari non tutti hanno questi aromi, ma vogliono fare comunque il pollo fritto. Cosa potrebbero evitare, per così dire, cosa invece deve esserci necessariamente per dare a questo pollo fritto del sapore? Allora, il rosmarino sicuramente ci sta. Uh-huh. Uh-huh. L'aglio pure si trova. No, dico a casa, no? Cose più normali, cioè nel caso in cui non volessimo mettere tutti gli aromi che capito, tu hai messo, cosa è necessario mantenere comunque per dare comunque del sapore? Allora, sarebbe il rosmarino e l'origano. Uh-huh. Uh-huh. Rosmarino e un po' di aglio, anche l'aglio fresco e un po' trittato andrebbe questi bene. Questi devono esserci, sì, comunque, sì, sì, per rendere il piatto buono. Poi ovviamente per renderlo ottimo dobbiamo seguire i consigli di Carmenza e quindi mettere tutte quelle La paprika, se non la paprika sai che
E il pepe, scusa, pure si deve mettere. Il pepe nero. Pepe nero, sì. È necessario, insomma, aggiungere questi ingredienti. Altrimenti... E poi un po' il da destare, pure quello granulare. Sì. Quello va bene, pure quello gli dà pure sapore. Quello comunque dà molto sapore. Sì, sì. Bene, bene, bene. Poi la buona volontà, Serena. Ah, sì, sì, sì. Anche se tu tutto c'hai... Tutto da lì dipende, chiaro. Scusa, mi presti la forchetta? Ti insegno la forchetta da frittura. Ecco. Ecco qui. Intanto mettiamo a sciacquare il piatto in cui abbiamo poggiato il nostro pollo impanato. Eccoci qui. Allora, questi sono piatti sicuramente molto estivi. Sono piatti... che si usano molto in questi paesi. Sì. Anche perché, tra l'altro, però qualcuno potrebbe dire, ma Carmenza, tu parli di piatto estivo, in realtà il fritto è comunque caldo. Sì, è vero, e dicono quindi... così, è vero, però da noi ci sta sempre questo, anche se dicono che in Colombia si mangia molto fritto, però a casa mia no, quello che serve, per dire, ci sta il platano, una volta a settimana si deve mangiare perché sennò dopo... Il platano è sempre la banana. La banana, sì, la sì. famosa banana strana che ci ha cucinato Carmenza, forse la prima volta che sei venuta o la sì, seconda sì. probabilmente. Ma adesso c'ho un aggeggio, si dice, sì. Per fare il platano che ti rimane tipo un cestino. Ah sì? Allora tu dentro le puoi mettere altre cose e mangiare. Oddio, guarda Serena. Che bontà. va bene, dai, poi la prossima volta che verrai, a questo punto credo a settembre, perché insomma a metà luglio terminerà anche la serie delle puntate dedicate alla cucina, magari ci proponi questo platano incestinato. Allora ti dice platano con todo. Platano? Con todo. Con todo, con tutto? Con tutto, brava, okay. Con todo. Perfetto. Vabbè, allora io intanto faccio il piatto qua. Ok, iniziamo a preparare... diciamo un piatto, così vediamo un po'. E il pane no, per carità il pane qua? No. No, 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 perché no. Ci sta pure la farina, ci sono tante cose, il latte, molte cose ricche, hai capito? Certo, certo, certo. Beh, sicuramente non è un piatto per chi ama stare a dieta, diciamo. Beh, così. Ogni tanto si potrebbe fare. Ma sì, infatti. Questo dovrebbe venire servito così. Questa con il pomodoro sarebbe, che me lo sono dimenticata. Vediamo se c'è un pomodoro, hai visto mai che troviamo un pomodoro? C'è un pomodoro? Non c'è, normalmente non fa niente, c'è. Vedi? Non fa niente. Oggi non ce ne sono, adesso i pomodori vanno a ruba, non ne sono avanzati. Questo sarebbe una maniera di presentare il piatto, capito Serena? Perfetto. E tu? Benissimo, lo puoi anche lasciare dove era, perché il nostro Simone Diosani gli fa un bel primo piano. Guarda un po'. Eh? Ah, hai benissimo, perciò ridevi. Sì, perché lui lo stava inquadrando e tu gliel'hai tolto. E vabbè, va dai. Bene, la innocenza. Che problema c'è? Ma sì, assolutamente. Guarda. Benissimo, ecco, anche questo mi sembra sia arrivato a cottura. A cottura, e altri sì. Pian pianino termineranno. Però se sono grandi ricordatevi di farli cucinare. Sì, altrimenti dentro... sono crudi. E comunque con... una forchetta come quella sì. che sto utilizzando ci rendiamo conto. Brava. Se entra bene. Brava. Ecco. Bravissima, bravissima. Tu sei esperta. Già, già, già. Sto per aprire un ristorante in realtà. Insomma, bene, bene, ci siamo quasi. Sì, sì, ci siamo. Allora, il nostro piatto comunque è pronto. Sì, quello sì. è il nostro piatto. Benissimo. Beh, io posso assaggiare? Come? Devo no, assaggiare. Devi assaggiare. Aspetta, fammi prendere un coltello e una forchetta, così mentre tu continui a preparare io assaggio. Conoscendo i miei gusti, qualche dubbio sull'insalata, però non è detto che non mi piaccia. Perché? Per la cipolla? No, perché non le so, rape. Le rape, non le ho mai mangiate, capito? Sono le rape e allora, che danno questa sensazione un po' particolare. Può darsi che mi piaccia, come può darsi che non mi piaccia, voglio essere sincera, come del resto sono sempre. È sempre, sì, allora, è vero. Intanto assaggio il pollo. Molto molto buono. Serena, mi fai ridere. No, davvero buono. È buono. È buono, per dirti, e se tu lo lasci di un giorno per l'altro, dopo lo metti un pochettino al forno, è ancora più croccante, diventa. È veramente ottimo, brava, brava Carmenza. Perfetto. Adesso vado con l'assaggio dell'insalata. Qui non ti assicuro che possa dirti che è buono, perlomeno per i miei gusti, ovviamente. Vediamo un po'. Se non ti piace.
Invece è buono. È buono, ma tu le devi mettere, se le mette il pomodoro ha ancora un sapore più. E invece è proprio buono. Anche perché tra l'altro c'è la maionese, nonostante ne abbia messa pochissima, che in qualche modo nasconde qualcosa di vellutato. Brava. Sì, sì, brava, Serena. Bene, bene, bene. Complimenti, Carmenza. Il mio piatto è pronto lì per essere terminato. Allora, appena chiuderemo. Ecco qua. Ma queste si stanno a friggere. E così insomma sono praticamente pronti, come vediamo gli facciamo un po' di spazio. Eccoci qua. Ok, così troviamo lo spazio. Brava. Per gli altri. Brava. Allora Carmenza, ci avviciniamo al termine di questa puntata e mentre si continua a friggere il nostro pollo, intanto vogliamo ricordare brevemente come hai realizzato questo piatto? Come no, come no. Allora, Serena. Vai. Allora, se comprano... Allora, per le parti del pollo, quelle che volete, le schienale no, perché quello c'ha molte osse, quelle si possono fare marinare anche di un giorno per l'altro con un po' di limone, anche per togliere un po' il sapore un po' pesante ogni tanto per me che ha il pollo, con un po' di sale, serrice acqua, e a parte avete messo due uova, cioè io per una, due, tre, quattro, cinque, sei, per sei pezzi ho usato due uova, con un po' di sale, si sbattono. E poi si mette un po' di latte, un po' una tazza normale di latte. Perfetto. A parte si mette la farina con tutte le spezie, con l'aglio. Le spezie sono fondamentali. Con l'aglio, il pepe nero, il rosmarino, l'erba cipollina, che è molto buona l'erba cipollina, il cumino, la paprika, un pochettino piccante. Noi amiamo molto il piccante. E il brodo granulare. E l'origano, si mettono tutte queste nella farina, dopodiché si passa prima sull'uovo e il latte, poi si passa con questa farina su tutte queste spezie due o tre volte per farlo diventare più e poi si inizia a friggere. Quasi sempre per queste parti grosse ci vogliono tra 18 e 20 minuti da fare. Bisogna farlo cucinare per bene. Ecco, eh? E poi si può accompagnare o col riso, che noi lo accompagniamo molto col riso, o con la insalata di rape rosse, con le carote, la cipolla, che le rape rosse si vendono già belle cotte al vapore, e poi la carota la tagliate a pezzettini, le mettete la cipolla, quella di Tropea l'ho usata io per questo periodo, sì. Si mette con un pochettino pure del limone, e poi si mischia tutto, intanto che la cipolla si sta... a togliere un po' questo sapore e se le metti un po' di zucchero, ma poco poco, quello che basta per lo zucchero, di zucchero, e un po' di sale, un po' di aceto, di mele, la punta di un cucchiaio grande e si mischia tutto. Benissimo. Se le vogliono arricchire un po' di più le possono mettere anche il pomodoro a pezzettini. Ho capito. Ed è molto buono. Mi sembra ottimo. Poi chiaramente questa è un'insalata che propone Carmenza perché è un piatto colombiano. Sì, sì. Eventualmente vogliamo fare un'altra insalata, anche una semplice insalata verde per accompagnare brava, il nostro pollo fritto, va bene ugualmente. Anche pomodori da soli. Pomodori, qualunque cosa, anche perché devo dire è già veramente buono di per sé, quindi qualunque contorno ci sta bene con questo perché pollo Perché questo fritto. Sembra un po' secco e poi quando mangi un pezzettino di questo e poi ti metti in bocca un cucchiaio di questa insalata un po' sembra che il gusto si ammala. Ma si bagna bene, allora è molto più gustoso per è noi. Vero, è vero, è vero, veramente buono. Complimenti, io l'ho assaggiato, avevo qualche dubbio sulle rape, ma in realtà sono ottime. Guarda che non piacciono le rape, al primo impatto non piacciono. Ma più che altro perché l'aspetto, sai, quel rosso bordeaux può lasciare un attimo perplessi, ma in realtà davvero sono buone. Mi sembra veramente un'ottima ricetta, non solo estiva, direi invernale, veramente per tutte e quattro le stagioni. Allora, Carmenza, tra poco tiriamo fuori anche questo pollo, sì. Intanto possiamo passare i saluti e soprattutto i ringraziamenti. Ti ringrazio di cuore per essere tornata con la tua stravolgente simpatia anche quest'oggi alla cucina grazie di Teleponte. Grazie a te Serena, grazie Mi a auguro te. Di ritrovarti anche a settembre, con l'aiuto di insomma Dio, quando sì. riprenderemo la nostra programmazione. Allora lo dico come una minaccia, è una promessa. Ecco, ben venga, anche perché davvero con te si sta...
con tutte le signore che vengono a cucinare, però il tuo calor colombiano mi fa davvero piacere, veramente bene, di cuore. Anche perché sei simpaticissima, mi dà la possibilità di prenderti un po' in giro con tanto affetto. Ma guarda che se non si prende in giro in questo mondo si vive male. Assolutamente, bisogna essere ironici, brava. Stare bene. Allora, grazie mille Carmenza, grazie a te. Anche a voi per essere stati con noi anche in questa puntata della Cucina di Teleponte. Noi ci vediamo martedì prossimo, anche se come ben sapete la cucina prosegue tutti i giorni fino al sabato compreso. Arrivederci. Ciao.